Oggi facciamo una riparazione per una piccola motosega potatrice. Io sono Alberto De Luca e ben trovati al nuovo appuntamento con un video sulla manutenzione degli attrezzi da giardinaggio. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare, intanto teniamo la protezione della nostra catena perché è pericoloso lavorare, e poi smontiamo il carter. E prima di smontare il carter bisogna togliere questo manubrio. Svitiamo queste due viti. Allora, con un cacciavite a croce rimuoviamo le due viti superiori. In questo modo. Ecco qua, togliamo. Poi giriamo la nostra motosega e togliamo questo cappuccetto. Allora, io l'ho fatto con le mani perché già l'avevo rimosso un po' con il cacciavite. Bisogna fare leva con il cacciavite e viene fuori. Qui dentro c'è un'altra vite, quindi bisogna svitarla. Ecco qua. Fatto ciò, possiamo tirare via il manico e lo mettiamo da parte. Rimuoviamo una, due, tre, quattro e cinque vite, sempre con un cacciavite a stella. Continuiamo a rimuovere tutte le viti. Questa è rimossa. Ok, allora tiriamo via. C'è un piccolo tampone qua. Ecco qua. Lo facciamo venire fuori. Ecco. Ecco qua. Questo è come si presenta la motosega dalla parte del volano e della bobina. Ora smontiamo il coperchio del portafiltro per tirare via la pipetta della candela. Allora, svitiamo questo. Ecco, in questo modo tiriamo via la nostra pipetta. Ecco, abbiamo liberato il filo. Allora, rimuoviamo la bobina. Allora, questa motosega era stata dismessa. Perché probabilmente ha un problema sulla bobina, in quanto non arriva corrente a questa pipetta. Allora, prima di smontare la bobina, dobbiamo verificare un'altra cosa, l'interruttore. Vedete, questo è un interruttore on-off. Questo interruttore, vediamo se riesco a tirarlo, altrimenti ci vuole un cacciavite. Prendiamo un cacciavite a taglio. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare prima di andare a cambiare la bobina, io ho un controllo che ho già fatto. Allora, stacchiamo questi due cavetti dall'interruttore. Ecco qua. E tra questi due cavetti facciamo un ponte con un filo e colleghiamo i due cavetti. Cioè uniamo il contatto tra questi due, perché se è rotto questo interruttore è chiaro che non arriverà mai la corrente alla nostra pipetta. Allora, non è il caso nostro perché ho già controllato questa cosa e quindi dobbiamo andare a rimuovere la nostra bobina. Stacchiamo la spinetta del filo che va all'interruttore, uno di questi, e poi con una chiave di questo tipo esagonale andiamo a svitare questi due bulloncini. Allora, vi raccomando, se dovessero andare troppo forti,
nello svitarle, significa che ci è stato messo un po' di fermafiletti quando è stato appunto montata la nostra bobina e quindi vanno forti. Non è questo il caso, ma se dovesse trovare mai una bobina, questi sono molto delicati, questi bulloni, quindi si potrebbero anche rompere. Allora, svitiamo, vediamo se viene fuori questa vite. Ecco qua, è calamitata perché il rotore, qui sul rotore ci sono i magneti. Allora, prima di spostare il rotore, una cosa importante. Allora, qua non si può calcolare perché è già stata smontata questa bobina, quindi poi vi farò vedere come montarla correttamente, perché così non è montata correttamente. Vedete, lo spazio tra il rotore e la bobina non c'è praticamente, vedete, il rotore ruota insieme alla bobina, non deve essere così. Poi quando rimontiamo, guardate il video fino alla fine, vi farò vedere come montarla correttamente. Allora, stacchiamo la nostra bobina e togliamola dal nostro volano. Allora, vedete qua sul volano c'è questa parte qui. Poi il volano non ha soltanto queste lamelle che servono a raffreddare poi, perché il volano, oltre a essere collegato all'albero motore, a contribuire a sviluppare la corrente per mettere in moto la nostra motosega, svolge anche la funzione di raffreddare con queste alette quando girano velocemente. Qui dentro si crea un vortice e attraverso queste alette, vedete, che io consiglio di pulire perché è qui che si raffredda il motore, il nostro cilindro che è montato per così, e quindi ha la funzione di raffreddare oltre che di sviluppare l'impulso elettrico che poi dalla bobina va alla candela. Quindi questi due magneti qua, vedi, vanno puliti per bene prima di montare il tutto. Con un po' di alcol va benissimo, ci passiamo sopra un po' di alcol oppure un po' di liquido magico e tutto è a posto. Allora, spendiamo una parola sulla bobina. Allora, questa bobina, come vedete, il problema di questa bobina è nel cavetto qua. Praticamente questo cavetto si muove, vedete, ruota, vedete che è uscito un pezzettino. Allora, significa che è spezzato all'interno. Perché una bobina non si può riparare? Non si può riparare perché, vedete, qui dentro ci sono dei circuiti con dei transistori. Questi transistori hanno il compito di prendere l'impulso a bassa tensione che viene sviluppato tra rotore e bobina e trasformarlo in un impulso ad alta tensione per arrivare alla pipetta della candela. Se l'impulso non è ad alta tensione, non si incendierà mai la benzina nella camera di scoppio della nostra motosega, del nostro motore. E quindi questa funzione che svolge questo circuito elettrico è immerso all'interno di una resina epossidica, si chiama la resina, per circuiti elettronici. E quindi anche controllare la bobina, fare un controllo sulla bobina, possiamo controllare la resistenza, il valore di resistenza, però quando la bobina si riscalda all'interno di questa soluzione, se c'è un circuito che non funziona, allora è lì che avviene l'interruzione. Quindi, quando per esempio la mettiamo in moto, la motosega, all'inizio sta in moto, poi magari comincia a scoppiettare oppure a perdere di potenza e si spegne, beh, allora è possibile che ci sia un problema nei circuiti interni della bobina, e questi si sviluppano solo a caldo. Quindi, per capire se una bobina funziona, bisognerebbe riscaldarla con una pistola a caldo oppure con un
un'asciugacapelli, un phon, no? Per praticamente scaldarla e vedere che cosa fa quando è caldissima questa struttura. Per il resto è tutto immerso in questa soluzione resinosa e quindi è difficile riparare una bobina. Quindi in questo caso la dobbiamo sostituire con un pezzo uguale. Allora io preferisco prendere pezzi usati perché il mio canale appunto si occupa di riciclo. Io questa motosega era rotta, era buttata, l'ho presa, l'ho recuperata dall'isola ecologica e adesso la riparo. Quindi metterò una bobina di un'altra motosega recuperata da un'altra motosega e vediamo se fa la scintilla. Se fa la scintilla, la candela significa che è tutto a posto. Procediamo. Allora, prendiamo la nuova bobina e la posizioniamo sui nostri fori così. Poi prendiamo le viti di serraggio e le appondiamo con le mani. Mettiamo pure l'altra. In questo modo. Allora, prendiamo la chiave adesso e stringiamo poco poco. Allora, non stringiamo a fondo, lasciamole senza serraggio. Ecco. Ecco, in questo modo. Allora, fatto questo, vedete, la bobina ha questo gioco. Allora, posizioniamo, vedete il nostro rotore, il magnete è qua, il magnete lo posizioniamo al centro, così. Adesso facciamo tra la bobina e il nostro volano, dobbiamo mettere uno spessore. Allora, questo spessore possiamo dire che ci sono degli attrezzi in vendita che si vendono, degli spessori appositi che si vendono per metterli all'interno della trabobina e volano. In questo caso io non ce l'ho, però so che la distanza tra il volano e la bobina dovrebbe essere di 0,2 mm. Da 0,2 mm a 0,4 mm, ma in questo caso 0,2 vanno benissimo. Quindi prendiamo un cartoncino. Allora, prendo il cartoncino oppure un pezzo di plastica. Vediamo cosa prendere, cosa va meglio. Allora, ecco qua. Ho messo un pezzo di plastica. Allora, per ottenere questo pezzo di plastica, prendete una bottiglia di plastica, delle bibite gassate vanno benissimo. Allora, inserite questa linguetta in plastica all'interno tra volano e bobina. Posizionate il volano, vedete il magnete del volano? È circa 4 centimetri. 1, 2, 3 e 4 centimetri circa. A metà, vedete lo spinotto che fuoriesce, in metallo che fuoriesce dalla bobina. Ecco, vedete questa parte qua. A metà. Una volta che avete posizionato questo pezzo di plastica tra volano e bobina, a metà del nostro magnete, prendete il cacciavite con la chiave e serrate i bulloncini fino in fondo. Allora, quando serrate queste viti, attenzione perché sono molto delicate e quindi potrebbero rompersi. E anche il materiale che sta alla testata dove vanno inserite le viti
Ecco, è molto delicato, quindi stringetele, ma nella giusta quantità. Fatto questo, poi togliete la parte in plastica e vediamo, vedete? Adesso la distanza tra il volano e la nostra bobina è perfetta per sviluppare l'impulso elettrico preciso, per poi essere trasformato dai transistori e portato alla pipette per poter fare la scintilla. Adesso colleghiamo l'interruttore e poi vediamo se scintilla la candela. Se scintilla, abbiamo risolto il problema. Dunque, ho collegato il mio interruttore. Se non ricordate come andavano collegate, non c'è nessuna paura perché adesso lo proviamo in questo modo l'interruttore. L'interruttore dovrebbe, diciamo così, essere sulla posizione di chiusura del circuito, quindi andiamo a collegare il filo alla nostra bobina. Ecco qua. Poi stringetelo bene, vi raccomando. E adesso facciamo così, svitiamo la candela e poi la colleghiamo alla pipette e la mettiamo a massa e vediamo se scintilla. Allora, prendiamo la chiave e svitiamo la candela in questo modo. Brutta la candela, allora facciamo così, prendiamo una candela nuova che è meglio per fare la prova. Allora, prima di inserire la candela nuova, mettiamo il coperchio. Allora, prima cosa alloggiate meglio questo filo qua, così. Ecco. Poi piazziamo sopra il coperchio. Allora, vedete, dovete fare incastrare questa parte in plastica su questi due, ecco, così, e spingere. E il coperchio è andato insieme. Avvitiamo le viti e poi mettiamo la candela. Allora, con un cacciavite a stella stringiamo a fondo le viti. Allora, prima di stringere le viti, controlliamo che la messa in moto sia andata al posto giusto. Allora, una volta che avete stretto bene tutte le viti, ecco, colleghiamo la nuova candela alla pipette come ho fatto io e adesso mi giro dall'altra parte per farvi vedere meglio. Ecco, mi sono portato alla luce. Vedete qua questo foro d'ingresso della candela. Posizioniamo la candela per quanto possiamo a massa sul foro d'ingresso. E poi mantenendo con una mano la candela sul foro d'ingresso, con l'altra dobbiamo tirare questa manopola per vedere se la candela scintilla. Se la candela scintilla, abbiamo risolto il nostro problema. Ora, per farvi vedere la prova, però devo mettere la telecamera a banco. Ecco la prova del 9. Vedete la scintilla sulla candela? Vedete? Guardate, vedete come scintilla? Ecco, quindi significa che è tutto a posto. Adesso montiamo tutto e mettiamo in moto la motosega. Allora, ho avvitato tutte le viti, vi raccomando, stringetele bene. Poi prendiamo il filtro dell'aria e andiamolo a mettere nella sua sede. Facciamo fare pressione per inserirlo e poi prendiamo il coperchio e andiamo ad avvitarlo. Grazie. Ecco. Perfetto. Allora, la candela l'abbiamo collegata, stretta, i bulloni sono stretti. Adesso abbiamo messo il carter del filtro dell'aria. Non ci resta che montare il manubrio. Allora, inseriamolo in questo modo, stringiamo questa vite alla base e poi mettiamo anche le altre due viti nella parte superiore in questo modo.
Adesso non so dove è andata, avvitate il tutto e poi siamo pronti per la messa in moto della nostra motosega, ma questo lo faremo all'esterno. Vi raccomando, togliete il copricatena quando mettete in moto il vostro attrezzo. Ecco qua, se anche questo video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al mio canale e fate un commento. Io vi rimando al prossimo appuntamento e vi saluto con un ciao a tutti.